Tutti! Oggi parliamo di capelli. Infatti, questo video è in collaborazione con Dyson e sono qui per parlarvi di un nuovo accessorio per lo styling, oltre che a delle tips per l'estate che sono sempre utili e poi per darvi qualche proposta di acconciatura estiva anticaldo, visto che non si può andare in giro con i capelli sciolti d'estate, è impossibile. Cioè, chi lo fa ha tutta la mia ammirazione perché è incredibilmente difficile. Quindi, partiamo innanzitutto da come mettere in piega i capelli d'estate. Si sa che asciugare i capelli d'estate è un altro dramma che viviamo tutti, a meno che non ci sia l'aria condizionata sperata a palla, ma per esempio un'abitudine che bisognerebbe perdere per evitare di danneggiare i capelli è proprio quella di non asciugarli per bene. Quindi il metodo più veloce che io ho trovato per asciugare i miei capelli d'estate è sicuramente il Dyson Supersonic, che con la tecnologia Air Multiplier studiata da Dyson permette di asciugare i capelli in un tempo ridotto, perché ha un getto veramente potente ma super controllato, quindi permette veramente di fare una piega con grande facilità e soprattutto ha una serie di accessori che permettono davvero di fare uno styling a qualsiasi tipo di capello. C'è l'accessorio per i capelli fini e delicati, c'è il pettine districante, il diffusore per capelli ricci, il beccuccio concentratore che permette di avere una piega liscia, precisa e controllata. Ed adesso è disponibile un nuovo accessorio nel cofanetto che è l'accessorio per il finish. Adesso vi spiego anche che cos'è, perché questa forma così particolare, anche io quando l'ho vista la prima volta ho detto: ma in che senso? Ci tengo a precisare che Gaia non ha mai pensato di regalarmene nemmeno uno di quelli che ha. Che il mondo lo sappia che razza egoista sei. Innanzitutto, come vedete, sono magnetici i beccucci e questo qua è un nuovo accessorio che appunto è per il finish, come vi ho spiegato, per i fly away, ovvero i baby hair, i capelli spezzati, i capelli elettrostatici, i capelli crespi che solitamente si vedono sopra la testa in pratica. Che io questo termine tecnico di fly away non lo conoscevo, ma questo è proprio un accessorio studiato per andare a eliminare l'effetto frizz, quindi proprio di capelli. Sapete quando c'è l'umidità e si increspano tutti i capelli? Ecco, quell'effetto lì. Si può utilizzare sia con getto freddo sia con getto caldo, ma sapete che tutti i dispositivi Dyson, quindi Supersonic Wrap e Coral, sono studiati in modo che si possa ottenere la massima resa con il minor calore possibile, quindi i capelli comunque non vengono stressati da calori eccessivi. Comunque è stato studiato con l'effetto Coanda, che se vi ricordate è lo stesso dei coni di Air Wrap, quindi che in quel caso arrotola la ciocca intorno al cono, invece in questo caso attrae i capelli più lunghi e spinge i capelli più corti. Vi metto un'immagine più esemplificativa dalla quale anche io ho capito meglio tutto il discorso. Perché è geniale se ci pensate, perché i capelli più corti in questo modo vanno a nascondersi sotto quelli più lunghi e si vedono molto meno. Poi vi faccio vedere poi la differenza tra prima e dopo. Io trovo che la cosa più evidente sia la lucentezza dei capelli, perché questo accessorio riproduce proprio la tecnica degli hairstylist del finish della piega, quindi che li rende più lucidi e soprattutto riduce l'effetto di questi capelli appunto che svolazzano da tutte le parti. Io tra l'altro ho una rosa nei capelli qua a sinistra che in effetti trovo molto più gestibile con questo accessorio, perché è difficile per me proprio appiattirla, cioè mi sveglio la mattina che qua è proprio gonfio e quindi mi devo metterli, o addirittura anche bagnare i capelli, appiattirli, perché purtroppo dormendo si riforma la rosa. Con questo accessorio sono assolutamente riuscita a gestirla, quindi ad appiattire un po' la rosa, però in generale non trovo che vada a togliere volume ai capelli, anzi, e soprattutto veramente l'effetto lucido è incredibile, sembra che io abbia messo qualcosa sui capelli, ma invece non ho messo niente, io sono ancora sconvolta. La prima volta che me l'hanno passato, vi giuro, non ci credevo, perché si vedeva nettamente tra le due metà la differenza, cioè da un lato erano lucidissimi e dall'altra non è che fossero opachi, però comunque, cioè, l'effetto era visibile. Ma passiamo alle tips per quest'estate, per cercare di non rovinare i nostri capelli. Se vi ricordate, avevo già fatto un video l'anno scorso, ma meglio rinfrescarci la memoria. Innanzitutto, il sole, per quanto è bello, è nostro nemico. Quindi, come andiamo a proteggere la nostra pelle, dobbiamo proteggere anche i nostri capelli. Ci sono dei filtri solari anche per capelli. Il modo migliore, personalmente, è coprirli. Ci sono dei bellissimi copricapo che possiamo usare in spiaggia, tipo questo è meraviglioso, stando sotto l'ombrellone, bellissimo, ci mettiamo una matita in mano e un cruciverba e siamo in vacanza in un secondo. Oppure possiamo optare per dei bellissimi foulard che possiamo acconciare in delle specie di turbanti molto carini. Adesso vi faccio vedere come. Ci appuntiamo i capelli, appoggio sulla testa e incrocio dietro, porto davanti, arrotolo un po' e voilà, così i nostri capelli sono riparati, ci possiamo anche fare il bagno. Se mettiamo anche degli occhiali, magari un rossetto, sembreremo delle vamp meravigliose. Un'altra cosa molto importante è utilizzare termoprotettori, oli per capelli, prodotti anticrespo. Poi sciacquate sempre i capelli dopo aver fatto il bagno in mare o in piscina, perché il sale, il cloro e la sabbia
Di sicuro non sono degli alleati dei nostri capelli, quindi io di solito quando, se so che non ci sono magari le docce in spiaggia, mi porto dietro una bottiglia con dell'acqua dentro, giusto? Almeno per sciacquarli, e poi di solito metto uno spray districante per pettinarli che sia termoprotettore. Non andate a dormire con i capelli bagnati, perché la frizione con il cuscino di certo non farà bene ai vostri capelli, e non utilizzate calori estremi per asciugare i vostri capelli o per stirarli, per fare lo styling. Un'ultima cosa, possibilmente utilizzate dei pettini a denti larghi, soprattutto da bagnati. Ora vi lascio tre idee di hairstyle carini, secondo me, per quest'estate 2021. Sapete che sono tornate di moda accessori tipo le pinze, che abbiamo bandito per anni, adesso sono tornate di gran moda, quindi approfittiamone finché dura. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se siete arrivati a questo punto, commentate con l'emoji di un cappello. Quanto è carino! Sento Sanpei. Ringrazio di nuovo Dyson per aver collaborato con me in questo video e noi ci vediamo nel prossimo. Peace out! Ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di Basic Gaia. I capelli creschi... Nuovo termine.